Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. Nell'ambito del viaggio che stiamo conducendo all'interno del mondo della narrativa sudamericana e segnatamente argentina, non poteva mancare un incontro di riflessione sull'opera di Ernesto Sabato. Ernesto Sabato è stato uno scrittore straordinario, veramente straordinario argentino, morto pressoché centenario nel 2011, quindi la sua esistenza ha coperto praticamente tutto l'ambito del Novecento, uno scrittore essenzialmente di saggi, ma che ha scritto tre romanzi, se così si possono chiamare, distanziati l'uno dall'altro da molto tempo. Il primo è stato edito nel 1948, il titolo è Il Tunnel, il secondo negli anni 60 del Novecento, il titolo è Sopra Eroi e Tombe, e il terzo, quello di cui vorrei parlarvi oggi, si chiama L'Angelo dell'Abisso ed è comparso nel 1974 e poi riedito con alcune modifiche nel 1990. A me è sembrato che possa essere considerato un po' il romanzo testamento di Ernesto Sabato. Ernesto Sabato è, come dicevo, uno scrittore straordinario, una delle sostanzialmente delle due personalità principali della narrativa argentina del Novecento, insieme a Borges, considerato un po', perlomeno in Argentina, ma non solo, l'anti-Borges, sia per il modo di concepire la narrazione, per quanto geniale, la narrazione di Borges è una narrazione tradizionale nella sua forma, quella di Sabato invece è una narrazione, se vogliamo, più difficile per il lettore, con dei fortissimi tratti surrealisti, sia per l'impegno politico. Ernesto Sabato per tutta la vita ebbe un forte impegno politico e fu anche un personaggio di spicco nel governo di Raul Alfonsín, che dopo la fine della dittatura militare, quella terribile degli anni 70, che finì nel 76, quella di Videla e di Galtieri, per intenderci, ebbe anche un ruolo al proprio pubblico, fu il capo della commissione che indagò e che rivelò al mondo la tragedia dei desaparecidos, commissione che elaborò il rapporto famosissimo sui desaparecidos dal titolo Nunca Más. Quindi ebbe un fortissimo rilievo politico, mentre al contrario a Borges quello che fu rinfacciato e che molto patì l'aspetto apolitico della sua opera, che poi fu interpretato come un fiancheggiamento in qualche modo sotto traccia delle dittature militari che si susseguirono nella storia dell'Argentina. L'Angelo dell'Abisso a me è sembrato appunto come libro testamento di Ernesto Sabato. Si ritrovano in questo libro moltissime delle tematiche che caratterizzano la poetica di Sabato, e in qualche modo mi è sembrato che l'autore volesse darci una visione completa e definitiva del suo mondo poetico. È un libro per lettori testardi, per lettori veramente molto interessati, perché leggendo questo libro molte volte si ha la sensazione di perdere un po' la traccia. Leggere questo libro è come sentire una sinfonia enorme con una molteplicità di temi musicali che per un verso scorrono paralleli, altre volte si sovrappongono e altre volte si confondono. Molte volte nella lettura del libro uno dice accidenti, mi è sfuggito qualcosa perché non capisco più. Molti sono gli stili narrativi che Sabato
utilizza. Molte sono le forme narrative, ci sono degli continui sdoppiamenti di personaggi, sdoppiamenti anche nella forma, c'è un io narrante che passa da un personaggio all'altro, ci sono anche pezzi in terza persona, insomma è un libro per lettori testardi. Provare a dire qualcosa di questo libro è un'opera, un compito molto temerario, incosciente. Infatti se uno cerca qualcosa su internet, su L'angelo dell'abisso di Ernesto Sabato, non trova praticamente nulla, credo perché sia un argomento troppo difficile, però a questa difficoltà non mi sottraggo e cerco di dare un'idea di quello che ho capito io, che poi alla fine è molto poco di questo libro, perché è un libro è impossibile da riassumere, perché troppi sono gli spunti. E di che cosa parla questo libro? Ma inizierei con come si apre. Siamo in Buenos Aires, una Buenos Aires molto moderna, e c'è un bar all'incrocio tra due vie. Siamo in piena estate, all'inizio di gennaio, perché in Argentina l'estate, il pieno dell'estate è gennaio, e c'è un uomo che si chiama Il Matto, è seduto a un tavolo e beve. E beve, beve, beve parecchio. E ci si addentra per tutta la serata fino a che il bar non deve chiudere. Il Matto ormai è ubriaco e viene cacciato, praticamente cacciato dal bar. E allora si avvia verso il corso del fiume, il Riachuelo, che è quel fiume alla cui foce un tempo c'era il vecchio porto di Buenos Aires, adesso è un grande splendente quartiere pieno di grattacieli. Si adagia contro un muro e si addormenta. Quando riapre gli occhi, alza gli occhi e lo vede. È un enorme drago, rosso, fiammeggiante, terribile, arrabbiatissimo, il cui corpo, pieno della pelle tipica dei draghi con le scaglie, riempie tutto, praticamente tutto il cielo, seguendo il corso del fiume, del Riachuelo, e la coda del drago si perde in lontananza verso il mare. E c'è questa visione terrificante, bellissima, il libro si apre in modo immaginifico con questa visione. Noi non sappiamo se è una visione reale oppure se si tratta del fatto che il personaggio, che già chiamano Il Matto, eppure ubriaco. E questo è un personaggio e una visione che poi ritornerà, segna l'inizio e segnerà la fine del libro. E poi c'è un altro bar, di nuovo a un angolo tra due strade importanti del centro di Buenos Aires. La tecnica dello sdoppiamento è utilizzata da Sabato in molte e diverse forme. E in questo bar c'è un personaggio che poi è, in qualche modo, lo sdoppiamento dell'io narrante, l'alter ego di Sabato stesso, che si chiama Bruno, e Bruno incontra Sabato, ossia l'autore stesso, che qui compare come personaggio ed è il personaggio principale, che non lo riconosce, e di lì, da questo secondo incontro, da questo secondo bar, prende il via la narrazione vera e propria del libro. Ora, è impossibile, dicevo, provare a riassumere quelli che sono i diversi temi, i diversi filoni narrativi del libro. È una narrazione che ha molto a che vedere con un'impostazione del racconto surreale, E in questa narrazione si racconta sostanzialmente di un maleficio. Il maleficio, che è una sorta di incubo diurno, che ha a che vedere principalmente in prima persona col protagonista di Sabato, di Ernesto Sabato. Non è un libro autobiografico, però il personaggio centrale, che è Ernesto Sabato, è veramente lo scrittore di cui sono ripercorse le tappe fondamentali della vita. Quando inizialmente stava a Parigi e studiava fisica, infatti Ernesto Sabato
insegnò fisica, prese un dottorato di fisica e quando poi cambiò vita e divenne uno scrittore e tornò a Buenos Aires. E diciamo, se uno vuole, per capire meglio, si possono isolare diversi temi. Per esempio, c'è il tema che ha a che vedere con l'alter ego del narratore stesso e del personaggio di Sabato, che si chiama Bruno. Le parti narrative che hanno a che fare col personaggio di Bruno sono parti narrative molto intime, molto psicologiche, dove ci si sofferma su, diciamo, se vogliamo, quelli che sono i temi classici della narrativa: l'importanza del passato nella vita, come nella vita di ciascuno le situazioni cambino e da quel che resta delle situazioni precedenti si costruiscano situazioni nuove, qual è il posto della felicità della vita, qual è il posto nel dolore della vita, che fine fanno le cose passate e le situazioni che si sono superate, qual è il peso nella vita delle delusioni, delle tristezze che uno affronta, il tema della solitudine nell'esistenza di ognuno, la solitudine vista non solo come metafora della condizione umana, ma proprio la solitudine, per esempio la solitudine nell'ascensore o la solitudine di fronte allo specchio. Molte volte ci si perde nella narrazione di Ernesto Sabato, si ha la sensazione che questo libro talvolta sia un insieme di fogli separati che trattano di argomenti assolutamente diversi e che siano stati giustapposti e messi insieme. Non è così, perché se poi uno ha la costanza di andare avanti, un filo narrativo lo trova, ma sicuramente non è una narrazione in senso tradizionale. C'è poi tutta una parte che riguarda il personaggio centrale, che è proprio Ernesto Sabato, e questa, diciamo, è la parte più slegata, che può sembrare sfilacciata, perché dà conto di delle riflessioni e degli approfondimenti del personaggio Ernesto Sabato a ruota libera. Per esempio, nella narrazione si dice: un giorno Sabato si alzò e cominciò a pensare ai pronomi, agli affluenti del Gange e ai cefalopodi. Sono riflessioni che sembrano separate, ma nell'ambito di queste riflessioni ci sono dei pezzi bellissimi, di un approfondimento, di una profondità unica. Si riflette, per esempio, sulla musica, sul senso, per esempio, di tristezza e di geometria che c'è nel tango. Si riflette sulla filosofia di Aristotele, su come la differenza nella somiglianza sia il senso delle cose, delle persone. Si riflette molto sui fatti religiosi, sulla figura del Cristo, sul peccato originale. Si riflette sulla storia dell'Occidente e in particolare su come in tempi recenti la razionalità, la scienza, la tecnica abbia relegato, abbia messo in secondo ordine tutto quello che è l'inconscio, tutto quello che è il mito, e in qualche modo Sabato, proprio come autore, intende il romanzo come quella forma letteraria capace di tenere insieme l'esperienza dell'uomo nella sua unicità, sia la parte razionale sia la parte invece che l'ideologia moderna ha messo da parte, quindi la parte dell'inconscio, la parte del racconto puro, la parte degli incubi, la parte dei sogni. Ecco perché è difficile ritrovare la forma coerente della narrativa che sotto ottocentesca in questo libro, perché volutamente è una forma sperimentale,
è una forma d'avanguardia quella che propone Sabato, a differenza di quella che propone Borges. Peraltro è abbastanza indicativo che, mentre Borges, per quanto geniale, nella tradizione argentina e sudamericana non ebbe epigoni, non ebbe seguaci, Sabato invece lasciò una traccia così profonda che moltissimi, se non tutti, gli scrittori importanti argentini fino ai contemporanei in qualche modo si riallacciano alla struttura narrativa proposta da Sabato, e anche la struttura narrativa che sembra così d'avanguardia, così strana, di questo libro. Dicevo, per questo motivo è così difficile riassumere tutti quelli che sono i temi affrontati dalle speculazioni del personaggio di Sabato, soprattutto nella parte centrale del libro, perché volutamente Sabato tenta di dare un'idea di tutte le diverse componenti che possono entrare nell'esperienza di un personaggio, che poi è lui stesso, e lo mette in contrapposizione con le pretese invece della scienza di procedere per analisi e per continue differenziazioni, ma poi alla fine dice, per esempio Sabato, un volto di una persona non è fatto soltanto di ossa e di carne, perché è caratterizzato da quelli che sono i segnali della sua anima. E così, dice, la scienza moderna ha la pretesa di spiegare tutto procedendo per analisi e per differenziazioni, però poi alla fine gli sfugge quello che è l'essenza dell'uomo, che è l'anima. Ecco, l'intenzione di Sabato è quello di dare un'idea in modo scomposto, disordinato, dell'anima del protagonista. E poi c'è la parte molto importante politica. Questo libro esce nel 74, e quindi 2 anni prima dell'inizio della dittatura militare, che iniziò nel 76 e proseguì fino a metà degli anni 80, ma si parla già di una polizia di Stato che perseguitava gli oppositori politici di sinistra, li torturava e ne faceva sparire i cadaveri. C'è un personaggio, si racconta la storia di un personaggio in particolare, particolarmente emblematico sotto questo aspetto, che è la storia di Marcelo, che è un amico di un gruppo di marxisti-leninisti, e viene preso dalla polizia, torturato e ammazzato. Un'altra parte importante del libro racconta, è un pezzo abbastanza lungo, degli ultimi giorni, delle ultime settimane della vita di Che Guevara, morto da guerrigliero in Bolivia. E quello che è il maleficio che incombe sul personaggio di Sabato, che è riconducibile a una congiura sotterranea raccontata in modo surreale in questo libro, che è la congiura cosiddetta dei ciechi, di cui si parlava già nel libro precedente di Sabato, Sopra roie e tombe, ma è inutile leggerlo perché è già abbastanza difficile questo. Se uno si mette a leggere quell'altro, alla fine di questo qua non arriverà mai. Si può leggere dopo. Questo maleficio che incombe sulla vita del protagonista e su tutta la struttura narrativa di questo libro, la congiura dei ciechi, può essere inteso sia come il maleficio che incombe sul singolo personaggio, che è l'autore stesso, sia come il maleficio che incombe, è stato più facilmente interpretato in questo modo, ma non credo che sia l'interpretazione più convincente, però non è dovato, come la premonizione della futura dittatura militare in Argentina. Le cose più belle, però, secondo me, non sono quelle politiche. Sabato è noto per la sua attività politica, ma le cose più belle in questo libro non sono quelle politiche, sono quelle di carattere, diciamo, più metafisico, che sono le riflessioni del personaggio di Ernesto Sabato stesso e le riflessioni sull'alter ego sdoppiato che il personaggio di Bruno
che invece connotano un modo di essere più psicologico, delle riflessioni, se vogliamo, più da romanzo. Provo a darvene in chiusura un'idea sul finale. Queste connotazioni del personaggio Bruno sono più presenti all'inizio e alla fine del libro. No, dice Bruno, pensa Bruno, non esiste una felicità assoluta. Ci viene data solo in effimeri e fragili momenti. E l'arte è un modo di perpetuare, di voler perpetuare questi istanti. Perché tutte le nostre speranze prima o poi diventano oscene realtà, perché tutti siamo frustrati in un certo senso e se abbiamo successo in qualcosa facciamo fiasco in qualcos'altro, dato che la frustrazione è l'inevitabile destino di ogni essere. E perché tutti siamo soli o restiamo soli un giorno o l'altro, l'amante senza l'amato, il padre senza i suoi figli o i figli senza il padre. È il rivoluzionario puro di fronte alla triste concretizzazione di quegli ideali che anni addietro aveva difeso. La vita intera è un eterno abbandono e se incontriamo qualcuno sulla nostra strada non lo amiamo quando lui ci ama, o lo amiamo quando non ci ama più, o dopo che è morto, quando il nostro amore ormai è inutile, e perché niente di ciò che è stato torna a essere, e le cose, gli uomini e i bambini non sono quello che furono un tempo, e la casa della nostra infanzia non è più quella che proteggeva i nostri tesori e segreti, e nostro padre muore senza averci detto parole forse fondamentali, e quando lo comprendiamo lui non è più tra noi e non possiamo guarire le sue antiche tristezze e le sue vecchie delusioni. Ecco, questo romanzo, se si vuol dire qualcosa di riassuntivo e definitivo, alla fine è una ricerca che Sabato fa attraverso i malefici che possono incombere nella vita, attraverso la storia delle delusioni e dei fallimenti e attraverso i sogni e gli incubi, una ricerca di quello che è l'anima dell'uomo, l'anima in questo caso dello scrittore Ernesto Sabato. Libro difficilissimo, ma che regala dei momenti sublimi. Ciao a tutti.